un ex amatissimo allievo di Amici si è lasciato andare sui social ad una dolorosa confessione, ha parlato del brutto periodo che ha vissuto. Amici sta per tornare in onda con una nuova edizione, precisamente la 24esima, e con una nuova classe di allievi. In questi mesi la produzione, insieme a Maria De Filippi, ha fatto i casting, ma soltanto nella prima puntata si scoprirà chi sono i ragazzi scelti. Infatti saranno gli stessi insegnanti a decidere, tra coloro che hanno superato i primi step, chi fare entrare nella scuola e soprattutto chi portare nel proprio team. La 23esima edizione ha visto la vittoria di Sara Toscano, meno allieva di Lorella Cuccarini, che nel confronto finale con Marisol ha avuto la meglio. Il pubblico l'ha premiata e ha portato a casa la coppa non solo dell'intero programma, ma anche della categoria canto. Mentre la ballerina si è dovuta, per così dire, accontentare del secondo posto e del premio di categoria, del valore di 50.000 euro. Nelle ultime ore, parlando della scuola, un ex allievo ha deciso di parlare apertamente con i follower e ha fatto una difficile confessione. Punto Amici, ex allievo fa una confessione social molto dolorosa, brutto momento per lui. Nelle ultime ore il meno che ha fatto parte della 23esima edizione di Amici meno ha deciso di parlare con i fan su Instagram e di fare una confessione molto importante. L'ex allievo ha avuto nella scuola un percorso pieno di alti e bassi e spesso non ha trovato l'apprezzamento di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Soltanto la sua insegnante, Anna Pettinelli, ha sempre creduto in lui, tanto da decidere di portarlo al serale. Ebbene, il cantante ha pubblicato un post sul suo canale per raccontare il momento difficile che ha vissuto. Ai l'ha esordito spiegando che c'è un suo lato che ha sempre cercato di tenere nascosto, ma crede, adesso, che sia arrivato il momento di parlare, soprattutto per le persone che gli vogliono bene. Sono una persona che ha molte difficoltà a trovare del piacere nelle piccole cose e che ha molte difficoltà a porsi dei limiti. Le difficoltà di cui ha raccontato lo hanno portato a stare male, tanto da dover prendere una pausa da tutto e tutti. Ho voluto stressare il mio corpo finché la corda non si è spezzata. Le cattive abitudini ti portano soltanto ad un circolo vizioso, un loop che si ripete e ti rovini da solo la salute. Ho capito che il piacere immediato non esiste, è solo un'illusione che le sostanze provocano, ha continuato, citando alcune abitudini che lo hanno portato all'interno di un circolo vizioso e parlando di sostanze, anche se non ha specificato a che cosa si riferisce. Ayla ha scritto questo messaggio non solo per liberarsi di un peso e di un dolore, ma per far capire alle persone che sono nella sua medesima situazione, che è sempre possibile tornare alla vita reale. Al termine del post, ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di fermarsi e che molto presto tornerà con nuova musica. La musica è l'unico vero modo che ho per parlare con voi. Vivete una vita sana e cercate di volervi bene. Ayla.